un minuto, 39 secondi e 22 centesimi. Questo è il tempo che ci ha fatto sognare, questo è il tempo che ci ha regalato un sogno, questo è il tempo che ci ha fatto svegliare quella mattina con il dolce alla bocca, in quel 21 febbraio d'oro, in quella notte in cui tutta l'Italia dormiva e in quella mattina in cui l'Italia si è svegliata con una medaglia d'oro al collo, con una medaglia d'oro di Sofia Goggia, che ha battuto tutte, ha preceduto di 9 secondi Ragnhild Mowinckel, della norvegese, e di 47 centesimi la statunitense di Lindsey Vonn. Una prova perfetta da parte della bergamasca, che riporta in Italia l'oro in questa disciplina che mancava da troppo tempo. Mancava da 66 anni, mancava dai giochi di Oslo del 1952, dove a imporsi fu Zeno Polò, un'Italia che aveva troppo bisogno di quella gara, che aveva troppo bisogno di quella medaglia, e è arrivata proprio dall'atleta che è cresciuta maggiormente in questi anni, Sofia Goggia. Sofia Goggia, che in 2 anni ha avuto una metamorfosi incredibile, ha avuto una crescita incredibile, soprattutto nelle discipline veloci, ma anche in gigante se la cava bene. Però in quest'anno dove aveva perso un pochino in gigante e aveva preparato a pennello la discesa libera dell'Olimpiade, che già l'anno scorso le aveva regalato la prima vittoria in Coppa del Mondo, anzi le prime due. Quindi una Sofia Goggia incredibile, una Sofia Goggia che scende, che è tutt'uno con i suoi sci. Dopo la gara dichiara: è stato un samurai. Sofia Goggia è commossa durante la premiazione, urla squarciavola quell'inno di Mameli, ci riporta in cima al mondo, ci riporta in cima al mondo in quella disciplina dove soltanto Zeno Polò è riuscita a trionfare ed è la prima donna a riuscirci. È vero, nel 2002 comunque la medaglia d'oro l'avevamo ottenuta nel Super G, ma mai nella discesa libera. E questa è Sofia Goggia e tutte le emozioni che ci ha regalato in quella mattina in cui ci siamo svegliati alle 2, era dietro alla Weihnachter per poi andare a rimontare una rimonta colmata con l'oro, una rimonta piena d'oro. E la mattina dopo Sofia Goggia si sveglia e ha detto: ho ancora l'oro in bocca, ha l'oro in bocca, tutta l'Italia lo ha ancora. Tutta l'Italia ha ancora quell'oro in bocca, quell'emozione che ha regalato Sofia Goggia e che speriamo ci regali anche nei prossimi anni.